Buonasera, oggi siamo con Donatella Martini, presidentessa e cofondatrice di Donne in Quota, che si occupa di rappresentazione femminile nei media e comunicazione politica, la rappresentanza politica delle donne. Ce ne vuoi parlare? È nata da quanti anni? Molti anni, perché Donatella conosco Donne in Quota da moltissimo tempo. Sì, è nata a Milano nel 2006 perché avevamo seguito questo corso bellissimo che purtroppo ormai esiste solo in un'università milanese, che si chiamava Donne Politica Istituzione. Il corso Donne Politica Istituzione è stato lanciato attorno agli anni 2002-2003 principalmente nelle università del centro del sud Italia, proprio per favorire l'ingresso delle donne in politica. Poi è stato organizzato anche nel nord ed è durato ancora qualche anno, corsi meravigliosi che davano a tutte le donne quella base che permetteva poi loro di lanciarsi eventualmente in politica oppure di aprire un'associazione come abbiamo fatto noi. Purtroppo poi i corsi sono stati rifinanziati dalla allora ministra alle pari opportunità Pollastrini per la seconda volta e poi nessuno li ha più finanziati. Solo l'Università Milano Bicocca li organizza, si chiamano Genere Politiche Istituzioni e continua a organizzarli cioè pagando, trovando le risorse interne all'università, ma il Ministero e il MIUR non li finanzia più purtroppo. Ebbene, questi corsi, per esempio, questo corso nel 2006, quando l'abbiamo seguito noi, era organizzato contemporaneamente in 40 università italiane diverse. E tutti i corsi, ogni volta che si aprivano, andavano, esauriti. Esauriti. Ah, bene. Quindi una cosa veramente un successo incredibile che purtroppo non è più stato replicato. Perché non è stato replicato secondo te? Perché tutti sottovalutano la questione di genere, no? O meglio, la questione dell'empowerment femminile che passa anche per la politica. E soprattutto se noi non, come dire, popoliamo i luoghi dove si decidono le cose, È veniamo vero. sistematicamente dimenticati. E Allora, a questo è questo il motivo per punto. cui non è stata replicata? Perché non vogliono che. Perché non, ma sì, perché non te lo diranno mai, ma comunque è così, Per la un questione è questa, purtroppo. motivo. Senti, ma proprio oggi intervistavo una persona che mi parlava della situazione delle donne serbe e diceva che in Serbia le donne serbe hanno un grande potere politico. Ma non nelle aziende, cioè nelle aziende continua ad essere la situazione come quella da noi, per cui arrivare al tetto, rompere il tetto di cristallo è impossibile o difficile anche da loro, anche se ci sono molte donne imprenditrici, però in politica no, il potere è nelle mani delle donne. Allora, in Italia il potere non è nelle mani delle donne. Il potere non è mai nelle donne, ma neanche nelle aziende le donne hanno rotto il tetto di cristallo. Che cosa è possibile fare? Noi siamo uno dei pochi paesi europei che ha una legge sulle cosiddette quote rosa nei CDA, ecco, Certo. che è una legge sicuramente che ha avuto un esito insperato perché dal 2012, quando è entrata in funzione, se ricordo bene, a oggi ha portato le donne nel CDA da un 6% a più di un 30%, quindi la legge funziona, tant'è vero che in Europa funziona talmente bene che in Europa tentano di farla passare da anni e non passa, sembra Tutto per nelle la. aziende, quindi. Sì, funziona molto bene, Però in anche politica no. se, come? Ma in politica invece questo non No, funziona. in politica la situazione è diversa perché lo stereotipo è ancora più grande, no? Nel senso che sistematicamente in politica succedono cose strane. Per cui quando, non so, guarda, ti faccio un esempio pratico, la doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali e nelle elezioni amministrative. Allora, la gente non è abituata a votare donna, no? E le donne non hanno capito che votando donne in realtà beneficiano se stesse.
Ma soprattutto il problema è che la doppia preferenza, cioè la possibilità di votare un candidato uomo e un candidato donna, in realtà è un ottimo strumento per popolare i consigli regionali che sono scarsissimi di presenza femminile di donne. Ebbene, l'anno scorso noi abbiamo dovuto ingaggiare una lotta all'ultimo sangue con la regione Puglia, la regione Liguria, la regione Calabria, che erano in elezione l'anno scorso, e risultavano tra le regioni che non avevano ancora adeguato la propria legge elettorale regionale alla legge nazionale sulla doppia preferenza, per cui c'è una legge nazionale che è sopra la legge regionale, per cui i consigli regionali dovevano adeguare le proprie leggi elettorali inserendo la doppia preferenza di genere. Bene, le donne pugliesi con cui noi eravamo in contatto erano almeno 10 anni che lottavano su questo argomento e non ci riuscivano. Noi abbiamo iniziato a ricominciato a settembre del 2019 a fare pressione politica sulle istituzioni affinché obbligassero a questo punto Puglia, Liguria e Calabria ad adeguare le proprie leggi regionali. E alla fine, a furia di pressioni, colloqui con la ministra Bonetti, colloqui con il ministro Boccia, che allora era ministro per gli affari regionali, noi e altre associazioni, per carità, non siamo le uniche che si battono. Per esempio, questa battaglia l'abbiamo fatta insieme alla Rete per la Parità di Roma. Ecco. Alla fine abbiamo ottenuto una cosa inedita, ma mai avvenuta, cioè che in qualche modo il governo esautorasse le regioni, in questo caso la regione Puglia, imponendo loro la doppia preferenza, cosa che non era mai successa, perché sai che il rapporto regioni-Stato è molto delicato. Bene, noi ci siamo rimessi in pista anche quest'anno, perché ci sono altre regioni che non hanno adeguato la propria legge elettorale. Per esempio, adesso abbiamo Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia che sono ancora senza doppia preferenza. Addirittura Friuli Venezia Giulia è stato nel Consiglio regionale c'è stato un altro diciamo, rifiuto di adeguare la legge qualche settimana fa. E quindi è ripartita un'altra lettera insieme alla Rete per la Parità, stavolta al Presidente del Consiglio Draghi, oltre che poi a cascata alla Ministra per le Pari Opportunità, alla Ministra Carfagna, che è quella che si occupa del Sud, ma anche della coesione sociale, e alla Ministra Gelmini, che ha sostituito il Ministro Boccia come Ministra per gli Affari Regionali, chiedendo loro di prendere in mano la situazione ancora una volta per obbligare queste regioni che si credono superiori allo Stato, che decidono di non adeguare la legge sulla doppia preferenza nelle proprie leggi elettorali regionali. Quindi la fatica che viene fatta ogni volta per far rispettare le leggi e che ci impone un lavoro di cani da guardia, cioè noi in certe situazioni facciamo il lavoro del cane da guardia. Cioè lanciamo alle istituzioni messaggi chiari come dire, di non rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti e poi suggeriamo anche nuove leggi. Ma com'è possibile questo? Che passati tanti anni continua ad esserci questa disaffezione verso la candidatura femminile, la doppia candidatura femminile nelle regioni, in alcune regioni? Ma guarda, io credo che ci siano due tipi di problemi. Uno è sicuramente il fatto che la politica è una cosa complicata. La politica invece di includere le persone le respinge, a partire dal linguaggio che si usa in politica, ma poi bisogna anche considerare che se entra una donna esce un uomo, per cui c'è un chiaro Certo. tentativo di boicottare, diciamo, la possibile entrata di donne nella politica proprio perché significa uscita di alcuni uomini. Però non viene premiata, quindi non è premiante essere
più bravi, essere più in gamba, ma l'importante è essere dalla parte giusta, essere del sesso giusto, maschile o femminile. Sì, oddio, quando ci sono i concorsi le donne non hanno problemi, perché ci sono dei concorsi, come dire, fair, le donne passano, vincono, perché siamo quelle che si laureano di più, oltretutto dal punto di vista dei punti ottenuti, dei voti ottenuti, meglio, per cui non abbiamo problemi. Però questo è un paese che funziona per conoscenze, tu lo sai, per cooptazione, non peraltro la legge Golfo Mosca, di cui parlavamo prima, delle cosiddette quote rosa nei CDA ha funzionato, perché prima nei CDA gli uomini seduti nei CDA chiamavano gli amici, certo, o gli uomini che conoscevano e non pensavano minimamente a chiamare delle donne a far parte dei CDA, e quindi la legge li ha obbligati a farlo. Senti, ma cosa ne pensi di quello che è capitato alla von der Leyen quando è andata in Turchia? Perché voglio dire, qui si parla di un presidente della Comunità Europea, per cui... Guarda, io capisco la presidente von der Leyen, perché in quella situazione ci sarei rimasta male anche io. Però quella era la classica situazione dove uno doveva puntare i piedi, doveva dire: scusi, ha dimenticato una terza sedia? Il primo sbaglio, purtroppo, l'ha fatto lei, anche se io capisco. Non doveva sedersi sul divano. Non doveva sedersi sul divano, doveva pretendere una terza sedia. Capisco che di fronte alla maleducazione, alla tracotanza, all'arroganza del presidente della Turchia e alla, vogliamo parlare di Michel, del presidente Michel, lasciamo perdere, e alla, come dire, non mi viene la parola, ma ingenuità non è la parola sicuramente giusta, perché Michel doveva dire: prego, si sieda lei, visto che manca una terza sedia. Avrebbe potuto chiederla lui la terza sedia. E invece diciamo che non è stato fatto. Quindi ne posso pensare solo il male possibile, ma soprattutto penso il male possibile del Parlamento Europeo, che ancora va a parlare con un dittatore per chiedere a lui di gestire una situazione sui migranti che dovremmo gestire noi in Europa e che continuiamo a rifiutarci di gestire. A me fa schifo questo anche. Io nello stesso giorno, Draghi in Libia e la von der Leyen e Michel da Erdogan, no, è stato un colpo al cuore e allo stomaco. Ecco, parliamoci chiaro. Però queste sono le mie visioni personali politiche. Certo. Senti, raccontaci Donna in Quota in questo momento cosa sta facendo di preciso. Ma guarda, Donna in Quota è molto impegnata nonostante la situazione pandemica e la depressione strisciante che abbiamo tutti addosso, e che sicuramente non spinge le persone che hanno un po' di cervello a uscire ad andare a prendere aperitivi, come ho visto io ieri sera mentre tornavo a casa dal lavoro, tutti fuori nei bar, ma sembra che senza prendere aperitivo, ragazzi, non si possa vivere. Ma torniamo a noi. Guarda, ultimamente posso dirti quattro cose che mi vengono in mente. La prima è sicuramente quella che già ti accennavo prima, e cioè il fatto che grazie a una nostra segnalazione sulla schifosissimo trattamento di Giletti a Non è l'Arena, dello stupro questo strano personaggio dal nome genovese ha compiuto su una ragazzina neanche ventenne, appunto la trattazione di questo stupro in ben 12 puntate di Non è l'Arena ci ha, come dire, scosso, per cui noi abbiamo scritto all'Agicom denunciando la situazione. So che altri l'hanno fatto, in primis l'onorevole Dadoni, che ha lamentato cioè quando ci sono dei casi, dei processi in atto, bisogna stare attenti a come si presentano i casi, no? In televisione e all'opinione pubblica. Addirittura esiste una delibera dell'Agicom che detta le linee
per evitare di essere ripresi. E alla fine, finalmente, ieri l'Agicom ha pubblicato il richiamo alla Sette e a Giletti. Quindi questa è una delle cose, l'ultima cosa, che la cosa più recente, diciamo. Ma poi c'è stata, per esempio, una nostra lettera al Presidente del Consiglio Draghi per la questione di Renzi in Arabia Saudita, perché esiste, in cui richiediamo che l'onorevole Casellati, come Presidente del Senato, si impegni a redigere un codice di condotta dei senatori che l'Europa ci chiede da 25 anni e che la Camera invece ha già licenziato nel 2016. Cioè, i parlamentari non si possono permettere di fare quello che vogliono. Un senatore della Repubblica non può andare in un paese misogino come l'Arabia Saudita per affari privati. E quindi noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Draghi di fare pressione sulla onorevole Casellati, cioè sulla Presidente del Senato, affinché questo codice di condotta venga redatto. E poi siamo state invitate a fare parte del Consiglio Nazionale degli Utenti, insieme alla Rete per la Parità, con cui collaboriamo, come già ti dicevo, in quanto noi ci occupiamo, come hai detto tu all'inizio, di rappresentazione delle donne nei media, e quindi da anni. E quindi siamo state invitate dalla nuova presidente Sandra Cioffi, a partecipare come associazioni alle riunioni del Consiglio Nazionale Utenti. Ecco. E poi abbiamo altri progetti in atto. Sicuramente una cosa di cui mi piacerebbe parlarti, anche se non siamo noi delle specialiste su questo argomento, ma è all'ordine del giorno, è il DDL Zan. Tu sai il DDL sull'omotransfobia? Sì. Certo. Ecco, allora, sia ben chiaro, una legge contro l'omotransfobia manca nel nostro ordinamento, quindi noi non abbiamo niente contro una legge contro l'omotransfobia. Questa legge, per come è stata declinata, non va bene. È un anno che noi chiediamo, no, non noi direttamente come Donne in Quota, ma noi donne impegnate nei diritti delle donne, di essere auditi dall'onorevole Zan, per precisare cosa non va di questa legge. Non va, per esempio, il fatto che si parli di identità di genere, non va il fatto che si parli di misoginia, non va il fatto che si parli di misandria, non va il fatto che sia una legge contro l'omotransfobia, ma non vengano nominati transessuali. E nonostante le nostre ripetute richieste, che rimangono disattese, e non vengono accettate le nostre osservazioni. E noi temiamo che si rifiutino di cambiare l'identità di genere in, per esempio, identità transessuale, perché vogliono aprire la porta a un progetto nascosto, e cioè alla dichiarazione del sesso come esperienza personale. Cioè nei paesi anglosassoni, per esempio, negli Stati Uniti, tanto per dirne una, ma anche in Inghilterra, dove invece questa legge è sotto, l'omologo di questa legge è sotto pressione proprio perché stanno succedendo cose strane. Se un uomo si dichiara una mattina donna, può entrare nelle carceri femminili come carcerata invece che come carcerato. Un uomo che si dichiara donna può entrare nel bagno delle donne. Un uomo che si dichiara donna può partecipare nelle competizioni sportive dalla parte delle donne. E quindi questo non va assolutamente. E in più la nostra grossa paura, proprio perché l'abbiamo vista a livello internazionale, c'è un grosso dibattito su questo argomento, riguarda la transizione. E cioè i minorenni
che vengono transizionati, cioè i minorenni convinti di vivere in un, i bambini minorenni, i ragazzini minorenni convinti di vivere in un corpo che non è il loro, che non corrisponde al loro sesso, vengono spinti alla transizione verso il sesso che loro pensano di desiderare ed imbottiti di ormoni. No? Ecco, questo succede senza che i genitori possano opporsi nei paesi anglosassoni. Quindi tu capisci che la cosa ci fa orrore. Ebbene, anche l'altro giorno vedevo al telegiornale di Mentana, Mentana appunto parlava di questo DDL Zan e lui si riferiva come opponenti a questo DDL solo alla Chiesa e alla Lega o a Fratelli d'Italia o a Forza Italia. Nessun cenno al fatto che le donne sono mesi che vogliono discutere questa legge e che non approvano alcune cose all'interno di questa legge perché ci danneggerebbero molto da vicino. Ecco, quindi questo ci tenevo a dirlo perché secondo me è molto, molto interessante. Sì. Soprattutto considerato che è un problema recente, proprio attuale, quindi di conseguenza molto vicino a noi in questo momento. Poi soprattutto riguarda personalità giovani che non sanno ancora bene quello che loro vogliono nella vita. Esatto. Vengono spinti verso il cambiamento di genere, magari che non è più possibile poi cambiare. Ci sono un sacco di ragazzini che si sono pentiti, ma ormai quello che fatto è fatto. Certo. Poi soprattutto è una grande pubblicità che è stata che è cominciata insomma, tempo fa con grandi nomi come i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt, eccetera, che sappiamo bene che ha voluto cambiare. E questo è quello di cui si parla, però in realtà è molto attivo questo problema. Io ne sono a conoscenza e soprattutto so che ci sono madri che soffrono il problema molto da vicino. Perché chiaramente queste le tocca molto da vicino e quindi potentemente. Senti, ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto e soprattutto per far sopravvivere Donne in Quota quando ci sono tante associazioni che nascono e poi dopo un po' muoiono, invece sono Donne in Quota vive vegeta. Sì, ecco, un'altra cosa mi piacerebbe raccontarti. Cosa? Dimmi. La riforma del terzo settore. Sì. A cui tutte le associazioni devono adeguarsi, in realtà è un colpo di grazia a tantissime associazioni, perché una cosa che è nata per tenere sotto controllo i grandi finanziamenti che le grosse associazioni e le fondazioni ricevono, sacrosanta, in realtà è stata estesa anche all'azione delle piccole associazioni che hanno un bilancio ridicolo perché non hanno accesso ai finanziamenti pubblici, o se hanno accesso ai finanziamenti pubblici sono veramente di somme irrisorie. Ebbene, questa riforma del terzo settore eliminerà un sacco di associazioni moriranno perché non potranno sostenere i costi che lo Stato impone. Allora io dico, non si poteva fare uno scalino a seconda dei bilanci che queste associazioni hanno? Cioè non si può considerare che ci sono associazioni, per esempio come la nostra, che è piccola ma attiva, fa grandi cose, ma che lavora prettamente su base volontaria, no? Ecco, e che quindi ha un bilancio veramente ridicolo. Ecco. Appunto, se si potesse mettere questo scalino, associazioni come la nostra potrebbero continuare a lavorare. Noi continueremo a lavorare, però per dire lavoreremo con molta più fatica rispetto a quello che facciamo attualmente. Ci sono degli obblighi da seguire molto più cogenti, i costi dei commercialisti aumentano di conseguenza e questo ha un grosso peso all'interno del bilancio. Certo, questo è molto importante. Sì. Senti, grazie mille e grazie a te. Spero di vederti presto e soprattutto di rivederti in Donne in Quota, perché Donne in Quota vive veramente da tanto tempo. Va Alla bene. Prossima. Ciao. Alla grazie. Prossima, ciao. 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 Ciao.